Ciao a tutti, sono Mauro. Oggi voglio mostrarvi esercizi di mobilità generale, principalmente spalle, bacino, anca, ginocchio e quant'altro. Marco si presterà Ciao! gentilmente a farci vedere gli esercizi. Iniziamo. Allora, iniziamo dalla parte delle spalle. L'unica cosa che vi chiedo è un semplice bastone. Ok, allora da questa posizione cerchiamo di tenere il bastone con uno stance di mano molto largo, ok? Ed eseguiamo una circonduzione completa di spalla. Quindi da questa posizione vado giù e ritorno su. Allora, è molto importante durante questo esercizio non flettere il gomito. Quindi gomito teso, braccia tese. Ok, molto bene. Benissimo. Allora, vi consiglio tre set da 15-20 ripetizioni, oppure magari potete anche conteggiare secondi, quindi 20-30 secondi, va benissimo. Ok, secondo esercizio, ok, che vi chiedo, è un esercizio che utilizzo anche io nelle mie routine di allenamento, in cui andremo a mobilizzare il tratto toracico. Allora, da questa posizione ci mettiamo in quadrupedia. Ok, allora, faremo... Marco è stato molto bravo innanzitutto ad allinearsi con l'articolazione in linea anche a ginocchio, spalla, gomito e polso. Allora, da questa posizione, anche lì, portiamo un braccio verso l'interno ed eseguiamo anche un'estensione completa, quindi verso l'alto. Ok, molto importante in questo movimento, ok, tenere una schiena neutra. Quindi, come vediamo, intrarotiamo ed extrarotiamo. Ok, lui è anche molto bravo in questo caso a tenere la cervicale sempre neutra e come consiglio io di tenere sempre lo sguardo, ok, puntato sulla mano. Ok, prima da una parte e poi dall'altra. Adesso ci farà vedere l'esercizio dalla parte opposta. Ok, molto bene. Ok, di questo esercizio vi consiglio tre set da 10 ripetizioni. Allora, adesso ci spostiamo sulla parte bassa, quindi andremo a lavorare principalmente con il bacino. Allora, da questa posizione, mani in avanti, ti stretch come fanno i gattini. Quindi, allora, da questa posizione le braccia ben estese, ok, punto le mani in avanti, il gluteo vicino ai talloni, ok? Poi, invertendo il movimento, andremo a formare un'estensione di rapide, quindi da questa posizione, ok, vado in estensione. Molto bene, ritorno giù, quindi fletto ed estendo. Ok, mi raccomando, un movimento ben controllato, quindi senza avere cambi bruschi di direzione, quindi fletto ed estendo, fletto ed estendo. Molto molto bene. Allora, di questo esercizio vi consiglio tre set, anche lì da 10 ripetizioni, o volendo potete anche conteggiare il tempo, quindi 20 secondi ogni set. Poi un altro esercizio in cui mi dedico molto, allora esercizio un po' più avanzato, allora da questa posizione vieni su in piedi, allora mettiamoci in una posizione sumo con i gomiti verso l'interno, per vedere bene, ah no, squat e giù profondo profondo profondo, ok, da questa posizione mani in avanti se riesci, benissimo, allora interrota ed extrarota l'anca, gioca un po', ok. Allora, questo è un esercizio ottimo per la mobilità delle anche. Marco lo sta seguendo molto bene, in cui abbiamo un'intrarotazione in particolare. Ok, benissimo. Ok, di questo esercizio vi consiglio tre set da 8-10 ripetizioni, in base anche al livello di difficoltà, quando lo percepite difficile. Poi un altro esercizio
in cui mi piace molto effettuare non routine di allenamento è un'extra rotazione di anca. Per cui, di nuovo, posizione sumo. Ok, gomiti all'interno delle ginocchia. Ok, spingo leggermente le ginocchia in fuori e ritorno rilassato. Bravissimo. Spingi i ginocchi. Ok. Ginocchio verso in fuori e ritorno rilassato. Ok, Marco si sta prestando benissimo a questo esercizio che non è per nulla facile. Ok, benissimo. Su questo esercizio, quindi l'extra rotazione, anche lì 3 set da 8-10 ripetizioni in base al livello anche di difficoltà. Allora, un altro esercizio che mi piace molto è allora, mani sulle ginocchia, piedi uniti. Ok, vado ad effettuare una circonduzione sulle ginocchia, in realtà ruotare è più largo il bacino. Benissimo. Cerchiamo di tenere i piedi il più possibile piantati sul pavimento. Ok, ed effettuiamo delle circonduzioni. In questo caso andremo a mobilizzare tutte le articolazioni, quindi caviglia, gambe, ginocchia. Di questo esercizio vi consiglio 3 set da 20 secondi. Ok, un ultimo esercizio che vi posso consigliare. Allora, vieni un ginocchio per terra, una gamba flessa in avanti. Allora, dove rimane, diciamo, l'angolo libero, quindi in questo caso a destra, mano rivolta verso l'alto. Adesso 5 secondi, allora bacino attivo, quindi gluteo molto contratto, quindi non il bacino rilassato ma attivo. Da questa posizione tengo 5 secondi, ok? Quindi 1, 2, 3, 4, 5 e spingo leggermente in avanti con le anche. 1, 2, 3, 4, spingo in avanti. Bravissimo. 1, 2, 3. 4, ok, vai, massimo, massimo, massimo che riesci, perfetto, stai lì, ok, 1, sempre bacino attivo, mi raccomando, 3, 4 e 5, ok, effettuiamo questo passaggio ovviamente prima da una parte e poi dall'altra, in questo caso andiamo a stretchare l'ups os, ok, vai, spingo avanti, 1, 2, schiena dentro, bacino attivo, 4, 5, vai, spingi avanti, 1, 2, 3, 4, 5, vai, massimo allungamento, bravissimo con la schiena, collo un po' più rilassato, 1, 2, 3, 4 e 5. Ok, benissimo, vieni su. Allora, questi esercizi globalmente vanno bene per tutti, spero che il video vi sia piaciuto, ci vediamo prossimamente, grazie a tutti. Ciao!